Buongiorno a tutti, siamo contenti di avere qui con noi la Console Generale d'Italia a Nizza, Caterina Gioiello, e la nostra Presidente, Patrizia Dalmasso. Parliamo di prodotti alimentari italiani e di promozione. Quanto è importante spiegare all'estero la differenza tra i prodotti italiani autentici e quelli che sembrano italiani, e si utilizza il termine Italian Sounding. In questo è il ruolo delle istituzioni, sia delle associazioni come le Camere di Commercio Italiane all'estero, che del Consolato e delle Ambasciate, è importantissimo. Console Generale, è importante per noi conoscere la sua opinione. Io penso che il nostro compito sia quello di assistere, di accompagnare le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, nel raggiungimento, nella introduzione su mercati nuovi o su mercati anche tradizionali e consolidati come questo francese, peraltro in una regione, in un territorio come quello della Costa Azzurra, della regione PACA, dove i rapporti sono appunto tradizionali e direi appunto consolidati, i rapporti anche a livello economico-commerciale. Ciò non toglie che il nostro ruolo sia importante, ripeto, soprattutto per le piccole e medie imprese, anche se il nostro ruolo è facilitato proprio dalla qualità dei prodotti, che sono dei prodotti italiani, che sono una garanzia, perché il Made in Italy è in assoluto una garanzia, per cui credo che il consumatore, anche quello meno informato, quello meno avveduto, meno informato sulla qualità e sulla produzione italiana, credo che sappia in ogni caso che il marchio Italia è una garanzia, e quindi sappia anche, soprattutto in Francia, dove c'è la diffusione delle informazioni, c'è appunto un rapporto che non è recente, sappia che il prodotto italiano, quello autenticamente italiano, è una garanzia, e quindi sappia distinguere tra il Made in Italy effettivo e quelli che sono appunto i prodotti non autenticamente italiani. Console, è quasi un anno, sono 10 mesi, è arrivata a fine settembre del 2020. Ha preso le funzioni dopo il primo confinamento e prima del secondo confinamento, quindi un mandato difficile, un periodo difficile, però siamo fieri delle nostre aziende, perché stiamo vedendo che i prodotti alimentari italiani, l'esportazione in Francia aumenta, e anche il settore edile qui in Francia e in Costa Azzurra sta andando fortissimo. Sì, io sono arrivata prima della seconda ondata, alla vigilia della seconda ondata, per cui in quasi un anno ho assistito ad un periodo di chiusure. Adesso finalmente da qualche mese assisto alle riaperture, si parla tanto di ripartenza, di rinascita a tutti i livelli, a livello di società, di economia, a livello di cultura. Ricordiamo che gli eventi culturali sono stati particolarmente penalizzati, no? La vita culturale durante il periodo della pandemia. E poi ricordiamo anche che la cultura e l'economia vanno sempre un po' di pari passo, soprattutto quando si tratta di promuovere il sistema paese, i prodotti italiani, e quindi siamo tutti felici di assistere adesso a queste riaperture. Però sono d'accordo con lei, la qualità dei nostri prodotti hanno fatto sì che possiamo parlare di tenuta, cioè se durante la pandemia il prodotto, le esportazioni italiane non hanno subito drastiche riduzioni come anche tanti paesi, grandi paesi nostri competitors, per cui possiamo essere fieri, e credo che questo sia dovuto alla qualità, al lavoro delle nostre imprese, che sono la cui qualità è credo universalmente riconosciuta. Siamo contenti di avere qui con noi in questa spiaggia l'Annexa, che è simbolo poi del turismo della Costa Azzurra, il Console Generale d'Italia Caterina Gioiello. Console, la Camera 20 anni fa creò una guida turistica a Costa Azzurra per dire agli italiani: venite in Costa Azzurra e scoprite queste bellissime imprese, tra cui appunto quella di oggi, la Next, ma il Carton, che è il nostro associato, piuttosto che la Page du Festival, queste bellissime, il Negresco a Nizza, queste meravigliose imprese francesi che sono qui e che collaborano con noi e con le nostre aziende. E abbiamo poi trasformato questa avventura di 20 anni fa in applicazione l'anno scorso, che oggi si può scaricare sia su Apple che con Android.
E il turismo è uno dei settori fondamentali sia per l'Italia che per la Costa Azzurra, che tra i leader. Il suo parere, consigliere generale? Innanzitutto vorrei fare complimenti qui all'Annex, è una vetrina anche per l'Italia, bellissima, a Cannes, in un posto prestigioso, quindi complimenti ai titolari, complimenti anche alla Camera di Commercio che segue tantissimo questo tipo di iniziative tra Italia e Francia, tra imprese francesi, imprese italiane. E i flussi turistici tra Italia e Francia in entrambe le direzioni sono molto importanti, ben vengano, ecco, questo tipo di iniziative. Di collaborazione delle imprese italiane con le realtà francesi qui in Costa Azzurra, e sono sicura che sono un punto di attrazione anche per i turisti italiani. Assolutamente complimenti alla Camera di Commercio per l'iniziativa della guida turistica, che quest'anno mi dicono appunto sia diventata anche un'app e sarà di sicuro un aiuto ulteriore, una fonte di informazione per gli italiani così come per i francesi. Patrizia Del Masso, Presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza. La Camera non si è fermata nonostante la crisi sanitaria del 2020, e siamo felicissimi di vedere che anche le nostre aziende non sono state ferme, che anzi la prossimità geografica con la Francia le ha aiutate moltissimo, e l'export sia dei prodotti alimentari ma anche la presenza delle aziende edili è aumentata e sta crescendo. Sì, assolutamente. In questi 20 anni posso anche dire di aver vissuto tutti i periodi, sia gli alti che i bassi, della nostra struttura, della nostra Camera. Praticamente quando è stata costituita ci ho creduto da subito, proprio per questa vicinanza che tu dici, transfrontaliera, che sicuramente favorisce soprattutto le piccole e medie aziende, quelle che noi quotidianamente aiutiamo, perché comunque le normative sono diverse da quelle italiane e quindi bisogna essere assolutamente un valido supporto per chi intende venire a operare all'estero, sia per la vendita che per prestare servizi di manodopera, anche solo perché comunque la nostra manodopera è veramente preziosa, è veramente valutata positivamente dal francese, sia dalle istituzioni che anche dalla popolazione normale. Sicuramente il nostro ufficio è stato un gioiello, penso, una punta di diamante all'estero per l'Italia, perché ci siamo reinventati, ci siamo adattati alla situazione, siamo riusciti a dare un supporto validissimo a tutte le nostre aziende, organizzando webinar, organizzando B2B, organizzando anche delle degustazioni online. Ci siamo inventati una serie di attività che forse non avremmo mai pensato di mettere, diciamo così, in atto, e invece in questo periodo questo ci ha aiutato. Ha aiutato anche a consolidare una squadra che si è dimostrata forte, resiliente, che ci ha creduto, come hanno creduto le nostre piccole aziende dell'Italia, e che comunque stanno comunque avendo un periodo, diciamo, di riapertura, ma di riapertura estremamente in modo ottimista, anche perché il mercato francese rappresenta un mercato importante, il terzo mercato per l'Italia, quindi anzi in alcuni settori diventa il secondo e se non il primo, soprattutto per una regione come questa e per le regioni transfrontaliere come Piemonte e Liguria in particolare. Quindi direi che possiamo essere orgogliosi della nostra Camera e del lavoro che abbiamo fatto e per l'aiuto che abbiamo dato alle aziende, ma che continueremo a dare. Vuol dire che sappiamo anche reinventarci nelle difficoltà, e questa è la cosa più importante. Presidente Del Masso, entre l'Italia e la Francia e soprattutto entre la Région PACA e l'Italia, c'est vraiment une histoire d'amour. La Chambre de commerce italienne ne s'est pas arrêtée avec le Covid. Nous avions déjà un guide Costa Azzurra pour promouvoir la Côte d'Azur et la région PACA en Italie et dire aux Italiens venez visiter cette magnifique région qui a été transformée en application. Et maintenant nous avons une très belle application qui s'adresse aux citoyens français, aux Azurins, aux Azurennes, aux Cannois, aux Niçois, pour dire venez visiter l'Italie. En sachant que l'Italie elle est petite, donc France elle est à 400 km, mais surtout la Ligurie et le Piémont e sono très aimés et très visités tous les week-ends et on doit dire tous les jours par les Français. Beh, oui, c'est très important la liaison qu'il y a entre la France et l'Italie, surtout dans les deux, dans la région PACA et les deux régions, le Piemonte et la Ligurie, pour la prossimité, no?
Et cette guide, c'est très important. Et j'ai vu que c'est bien, bien apprécié parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup de touristes français qui ils commencent à venir en Italie, et surtout dans le Piémont et dans la Ligurie. Mais il y a une histoire, une culture, une tradition qui c'est la même. Et Cuneo, par exemple, c'est jumelé avec Nice. Et il y a beaucoup de choses qui sont... pour toutes les personnes de région. Donc, nous n'avons pas le besoin de vendre le terroir qu'il y a entre la France et l'Italie, mais on doit le promouvoir comme nous avons fait avec la guide et le projet Visiter l'Italie qu'il a reçu pour la mairie de la région Piémont et Ligurie, beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et des institutions qui ont adhéré à la guide, donc c'est très important. Bon, on doit continuer sur cette route.